Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Goedenavond an al onze vrienden, ook uit Nederland, uit Suriname. And goodbye, good evening to all our friends who's looking at the program, also from Hong Kong. I say hello to Roberto. Buonasera a tutti. Ecco, iniziamo con i nostri amici qui in studio, la nostra Rossana Cipolla al piano, che voi avete sentito prima, la sua dolcissima voce, nostra ospite PJ Bassman, musicista, buonasera. Come sempre il nostro opinionista, attore Antonio Fazio, buonasera, ben ritrovati, grazie. La grandissima giornalista, regista e attrice Emanuela Petroni. Grazie, buonasera a tutti voi. Salutiamo il nostro fotografo Pasquale Chandra. Ecco, come sempre, c'è. Bravissimo. Poi abbiamo un'altra ospita a sorprese. Però chi ci ha seguito su Facebook, su Instagram, già sa chi è questo ospite speciale che arriverà più tardi con il suo nuovo hit che è uscito da poco. Allora, ragazzi, adesso iniziamo con un momento internazionale. Io mi metto a sede. Posso? Sì. Come no? Ecco, abbiamo un ospite dall'Olanda, un songwriter, una cantante-attrice. Però prima mandiamo il suo ultimo hit che è uscito nella lingua olandese. Je bent te laat. Je bent te laat. Het is over, geloof me. Je boosste, ben niet meer met haar gelogen, bedrogen. Ik zag het op je snap, je bent te laat. Je was met haar. Elke keer. Als ik jou zie, gaat mijn hartslag echt tekeer. Mocht je niet meer op Insta, geen Facebook status meer. Maar alles wat je doet, dat kan me al zo goed. Je bloedt me baby, geen probleem. Schatje weet, nee ik kan er niet omheen. Waarom speel je al die games, al die games? Ik heb genoeg van al jouw games, al die games. Wees niet bang, hij is je vergeten. Al die keren dat je voor hem ging smeken. Maar ik voel dat je hem wilt vergeven. Denk er even over na en beweeg je. Liefde maakt je blind, maar ook sterk, dat weet je. Kom je er niet uit, kom je even met me spacen. Maak jezelf ready, laat je shit achter je staan. Geef me nu je handen, want we moeten waarom verder gaan. Waarom speel je al die games, ik heb genoeg van al jouw games. All the games, ey. Ik laat je los, soms voelt het vreemd. Voelt het vreemd, voelt het vreemd. Ik heb genoeg van al jouw games, all the games, ey. Maar alles wat je doet, pak haar me al zo goed. Je blokt me baby, geen probleem. Schatje weet, nee ik kan er niet omheen. Waarom speel je al die games, all the games? Ik heb genoeg van al jouw games, al die games. Ik laat je los, soms voelt het vreemd, voelt het vreemd, voelt het vreemd. Ik heb genoeg van al jouw games, al die games. Oh, ik wil dit nooit, never meer. Al die leugens doen me zeer. Zoveel praatjes, maar geen één voldoet. En jou, zei dat je van me houdt. Kan jou niet meer vertrouwen. Waarom speel je al die games, al die games? Ik heb genoeg van al jouw games, al die games.
Di nuovo in studio, and who we have there on the line, Kimberly Mungra. Hi. Hello, Kimberly. Okay. Hello. Yes, we are listening to your music. It's really beautiful. Also Thank in you. Dutch. So, how are you? And when did you make your new disco? I'm great. Even though the circumstances here in the Netherlands are still, you know, we're in lockdown still, kind of. Okay, lei dice comunque che sta bene nonostante tutta la situazione che c'è adesso con lockdown anche in Olanda, però sta bene. Yeah, so it was a bit of a challenge to do this video, but we did it in February. Ok, and loro hanno fatto questo video in febbraio. Yes. Uh-huh. The song was released on February 11. Yeah. And the video is just a week out now. Ok, la canzone venne registrata 11 febbraio e poi una settimana adesso è uscito questo ultimo suo hit, una delle prime in lingua olandese. Want ik zal dan in het Nederlands praten, want ik bedoel, ik vertaal toch in het Italiaans. Jij, is dit je eerste Nederlandse hit die je hebt gemaakt? Ja, mijn allereerste Nederlandse, inderdaad. Oké, okay, questo è il primo, diciamo, canzone che lei ha fatto come disco in, nella lingua olandese. Ma normaal gesproken, in welke talen zing je? Normaal gesproken zing ik in Engels en ook wel eens Frans gedaan en een beetje Spaanse woorden, maar voornamelijk Engels. Oké, normalmente canto in inglese, poi qualche volta anche spagnola e poi nella lingua francese. En questa volta lei, dove andava? Barbeia? Questa volta lei ha fatto, in prima volta diciamo, in la lingua olandese, visto che comunque lei è nata in Olanda. En waar kom je origineel vandaan? Jij bent in Nederland geboren. Ja, ik ben in Nederland geboren. Rotterdam, geboren en getogen. Ja, nata in Rotterdam. E i genitori, diciamo, che vengono dal Suriname, no? Dus je ouders komen uit Suriname. Maar ja, jij bent in Nederland geboren, nat in Hollanda. Wat zijn je volgende programma's? Ik ben alweer bezig met de volgende Nederlandse song. Mm-hmm. En ik werk toe naar een nieuwe EP. Wel weer Engels. Ok, lei adesso sta già preparando un altro brano in lingua olandese e poi sta lavorando un nuovo, diciamo, CD con minimo 7-8 brani. Ja? Dus, maar wat doe je eigenlijk ook? Want je doet ook nog een ander werk, hè? Klopt. Ik heb mijn eigen bedrijf, Kimber Legal. Oké. Okay. En daar help ik startende artiesten. Ja, ik leer ze over de businesskant, de legal kant van de music industry. Allora, come lei è anche avvocato, lei ha una sua società che ha fatto, che si chiama Kimberly Brand, e aiuta i giovani, è sempre giovani pure lei, però lei aiuta i giovani artisti anche a livello legale per come comportarsi in questo mondo, diciamo, sì, a livello legale. In questa giungla, sì. Hier naast mij heb ik ook een producer van de muziek. Hij heeft hier ook een muziekschool in Rome. En plus heeft hij ook artiesten die hij dus ook promoot. Hij maakt ook... Nice. Ja. Dus, ja. En sì, stavo raccontando a Kimberly che abbiamo qui anche ospite un producer di musica e che c'è anche una scuola di musica e anche lui che lavora anche con i giovani talenti, il PG Bassman. Nou, het was leuk met je gesproken te hebben. Als Thank je nog iets aan ons wil zeggen, aan ons publiek.
Ik zou zeggen, volg me op Instagram. Okay. Volg me op mijn kanaal op YouTube. Uh-huh. Abonneer, want dan ben je op de hoogte van alle nieuwe mooie video's die komen. Oké. Kimberly ha detto, seguitemi Instagram, seguitemi YouTube, così avete anche tutte le informazioni di tutte le novità. Alles che Kimberly Mungra. Alles Kimberly Mungra. Kimberly, thank you very much. Yeah. Have a nice day. You're beautiful. Hi, you too. Say hello to Holland, to yes, family, friends. Okay. I will love you. Bye love bye. You too. Bye bye. Bravissima. Yeah. E adesso, sì, bravissima veramente. Chi dici tu che tu sei un esperto? Un gran bel arrangiamento e molto molto stilosa, molto molto bello quello che fa. Bene, bene, ci fa piacere. Allora. Reclam. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. Jerusalem, ikayala mi, gilondoloze, uambena mi, zungangishilana. Jerusalem, ikayala mi. Sono come tu mi vuoi e ti amo come non ho amato mai. Io sono la sola che possa capire tutto quello che c'è da capire in te. Grazie.
Grazie Rosanna, grazie, bellissimo. Allora, quello che c'è da capire, quello che c'è da capire da questo nostro ospite. Tante cose da capire. P.G. Bassman, perché prima di tutto questo nome, da dove nasce? Allora, il nome nasce dal riassunto del mio nome, che in realtà è Pier Giorgio, però siccome puntualmente tutti quanti... Piacere Pier Giorgio, un attimo dopo Gianfranco, Giancarlo, Gian Domenico. Ah, ecco. Allora dico, vabbè, PJ, PJ, va bene così. Così non si sbaglia. Così non si sbaglia nessuno. PJ diventa più semplice, tutti lo ricordano. Allora, PJ nella vita che cosa fa? Nella vita PJ fa il musicista. Il musicista. Da forse 40 anni, facendo varie cose, facendo varie collaborazioni con vari artisti, col maestro Pregaddio, con tante varie case discografiche, eccetera, eccetera, e poi alla tenera età di 50 anni ho detto a me stesso che forse era il caso di dare anche agli altri quello che sapevo. Bello. E quindi ho deciso di aprire una scuola di musica, nonché studio di registrazione, nonché sala prove, nella quale cerchiamo di mettere a proprio agio i giovani e non. Abbiamo allievi di 6 anni e allievi di 70 anni. Ah, ecco. Perché la musica per noi è per tutti. Certo. E deve essere alla portata di tutti. Ok, e come funziona? Lì avete anche lo studio di registrazione? Abbiamo il nostro studio di registrazione, ci mettiamo a disposizione dei giovani o dei meno giovani che abbiano delle idee e che magari non sappiano mettere poi su pentagramma quel che è l'idea. Certo. Per cui gli diamo la possibilità di essere seguiti negli arrangiamenti, nel reperire i musicisti giusti per poter suonare i brani e quindi di creare dei progetti che poi ormai la discografia fa sì che ognuno di noi attraverso varie piattaforme può tranquillamente pubblicare un disco come vuole, con pochi euro e si arriva tranquillamente in tutto il mondo e quindi visto che c'è il mezzo per farlo, perché non farlo sfruttare anche a chi ha delle idee? Certo, questo è bellissimo. Allora, però adesso come siamo in questo momento del Covid? In questo momento siamo veramente, come direbbero a Milano, alta alla frutta, perché purtroppo sono chiusi gli spazi per poter suonare, sono chiusi i teatri, le varie agenzie che seguono lo spettacolo chiaramente sono costrette a fare prevendita su un futuro che non si sa se si verificherà. Sì, e quindi cioè, siamo, però di contro c'è da dire che gli artisti, secondo il mio modesto parere, hanno potuto approfittare di questo anno di limbo per chiudersi poi in studio e per tirar giù delle idee che molto probabilmente in tempi invece molto più vorticosi non sarebbe stato possibile portare a termine. Certo. Quindi, per esempio io sto facendo un disco con Però non svelo nulla. E ci siamo dedicati a un anno, non svelo nulla, e ci siamo dedicati in questo anno ad arrangiare e a fare le cose forse anche fatte meglio di quanto non sarebbero venute se avessimo avuto impegni fuori dalla sala e dalla scuola. Sì, certo. Però tu prima, dietro le quinte, mi hai detto una cosa. Sì. M'hai spiazzata. Oddio, che m'hai spiazzata. Ti ho chiesto il numero, non m'hai spiazzata. Mi hai rivelato che anche tu eri nella trasmissione indietro tutta con Renzo Arbore. Sì, facevo parte degli sciamannati che si agitavano con le manine insieme a Arbore e vabbè, però nella parte del sud, essendo io di Roma, nonostante ci abbiano provato a mettermi in mezzo a quelli del nord, io ho detto no, voglio stare in mezzo a quelli del sud. Perché per i tuoi occhi chiari? No, perché mi piaceva di più la miss del sud. Ah, ok. Sono sincero. Allora, la salutiamo, la miss del sud, veramente. Poi c'era Maria Teresa Battaglia, che era il capogruppo lì del sud, la signora con quei cappelloni, no? Ma il ricordo più bello di quella trasmissione era la goliardia che si respirava nell'entrare in studio. Sì. E quindi cioè, il divertimento era assicurato dall'inizio alla sera. Fino alla fine. Sì. Grazie. Grazie a te. Rosanna. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola. Poca
voglia di parlare, allora scrivimi. Grazie alla nostra Rosana Cipolla. Adesso sì, scrivimi, tu hai parlato di scrivimi, però qui facciamo raccontaci. Allora, Antonio Fazio che recita un aforisma sull'arte di Oscar Wilde. Vi racconterò l'arte per Wilde. Ecco. L'arte non esprime nulla se non se stessa. Possiede una vita indipendente, proprio come il pensiero, e sviluppa puramente le sue linee. Non è necessariamente realista in un'epoca di realismo, né spirituale in un'epoca di fede. Lungi dall'essere la creazione del proprio tempo, è solitamente in diretta opposizione a esso e l'unica storia che conserva è la storia del suo progresso. Talvolta ritorna nei suoi passi e rivive una sua antica forma, come è accaduto al movimento arcaico della tarda arte greca e nell'ambito del movimento preraffaellita dei nostri giorni. In altri periodi anticipa totalmente la sua epoca e produce in un solo secolo ciò che necessita di un altro secolo per essere capito, apprezzato, goduto. In nessun caso riproduce la sua epoca. Passare dall'arte di un'epoca all'epoca stessa è il grosso errore che tutti gli storici commettono. Tutte le arti cattive derivano dal ritorno alla vita e alla natura e dall'elevazione di questa a ideali. La vita e la natura possono talvolta essere usate come parte della materia prima dell'arte, ma prima che siano di qualsiasi vantaggio all'arte, devono essere tradotte in convenzioni artistiche. Il momento in cui l'arte abbandona il suo mezzo immaginativo, abbandona tutto. Come metodo, il realismo è un totale fallimento e le due cose che ogni artista dovrebbe evitare sono la modernità di forma e la modernità del soggetto. Per noi che viviamo nel XIX secolo, qualsiasi secolo rappresenta un soggetto adatto all'arte, eccetto il nostro. Le uniche cose belle sono cose che non ci riguardano. Esattamente perché Ecuba non è niente per noi che le sue malinconie sono così adatte a divenire un motivo di tragedia. Inoltre, è solo il moderno che va sempre fuori moda. La vita va più veloce del realismo, ma il romanticismo precede sempre la vita. La vita imita l'arte più di quanto l'arte non imiti la vita. Questo è il risultato non solamente dell'istinto imitativo della vita, ma dal fatto che lo scopo autocosciente è quello di trovare espressione e che l'arte offre certe forme piacevoli attraverso le quali può realizzare quell'energia. È una teoria che non è mai stata avanzata precedentemente, ma estremamente fruttuosa e getta una luce interamente nuova sulla storia dell'arte. Grazie Antonio. Grazie. Antonio Fazio. Grazie. Bravissimo, grazie mille. Bravissimo, grande, grandissimo attore. Grazie Marzia. Allora, adesso vorrei fare dei ringraziamenti. Prima di tutto a Cincotti & Company, che rappresenta anche la nostra trasmissione, non solo cacao. Il mio dress code è di Elena Music, di Dolce Emozioni. I gioielli, come vedete, dell'orafo Gianluca Merlonghi. Hairstyle Extension Brazil. Bello, guarda quanto è bello. E trucco e make-up artist Maggie Anselmo, che è Maggie che pensa alla nostra bellezza qui in studio. Art grafica, che salutiamo, Claudia Marini, che Claudia Marini sono più di 15 anni che fa la grafica per l'associazione Faia Lobby, sia per gli eventi di beneficenza e volontariato, sia per lavoro. Grazie, grazie che fai parte da tanti anni nella famiglia. Ti aspettiamo anche una prossima volta in studio.
Media Partner, poi abbiamo il patrocinio del Sindacato della Polizia dello Stato, ASD Brasil Sport Club di Maria Pereira, che ritornerà fra poco dal Brasil, IB Corporation Commerciale, Paesi Uniti della Sabina, il nostro fotografo fedele Pasquale Chandra. Poi, un volto per fotomodello, voglio dire queste cose prima che parte il promo, che quest'anno sono il testimonial per i over, per le over del concorso di un volto per fotomodella da 40 a 60 anni. Allora, se volete partecipare, donne, mettetevi in gioco, potete contattarmi o la televisione o mi contattate direttamente anche su Facebook Marcia Sedoc, o se no sul un volto per fotomodella Lazio. Grazie, reclame. Grazie Rosana Cipolle. Poi, come promesso, prima che avevamo un ospite speciale che è arrivata adesso, le salutiamo il cantautore Manuel Cardello. Ciao Marzia.
grazie, ciao, grazie ciao, per l'invito, padre. Felicissimo di essere qui. E poi anche un bel ragazzo, eh? Cioè niente male, deve dire. Ecco, allora, diciamo che è una cosa, no? Un optional, una cosa in più che non guasta. Allora, Manuel, tu sei un cantautore, questa sera presenterai un tuo nuovo brano, però com'è nato il tuo lavoro? È nato nel lontano ormai 2010, uh-huh. quando pubblicai il mio primo video su YouTube, un ragazzino pieno di sogni, e tutto quanto a livello amatoriale, quindi abbiamo registrato tutto quanto con i pochi mezzi che avevamo a disposizione. Abbiamo fatto il video con un regista mio amico, uh-huh. che aveva anche lui la telecamera come hobby, come passione. Poi dopo, in seguito, è diventato regista. E ho ottenuto tantissimi, tantissimi milioni di visualizzazioni. E da lì ho detto, vorrei farlo diventare un lavoro. Quindi è nato tutto quanto dal web. Uh-huh. Poi con gli anni l'ho trasformato in lavoro, e, avendo diversi contratti discografici, facendo diversi video, facendo uscire diversi singoli, fino all'ultimo album. Mm-hmm. che è stato un sopravviviente, che è il mio primo album in spagnolo, che è uscito in tutto il mondo, fatto con il vostro ospite che è venuto prima di me, che non voleva svelare nulla. Ah, ecco. Però in realtà sì, chi sì, ci segue sì. lo sa che il siamo DJ un tutt'uno e siamo contentissimi del risultato. Bene, ma cioè, abbiamo parlato prima, ma tu non sei mai stato in Sud America, però sei famosissimo lì. Non sono mai stato in Sud America, no, famosissimo lì, nemmeno, cioè nel senso, quello che è successo con il disco è una cosa che non ci aspettavamo assolutamente. Io ho vissuto 3 anni in Spagna, mm-hmm. sono tornato dalla Spagna e tornando dalla Spagna ho detto devo comporre il mio primo album in spagnolo, semplicemente perché pensavo in spagnolo, quindi io ero in Italia, parlavo in italiano e facevo fatica a parlare in italiano, mm-hmm. perché dopo 3 anni comunque vivendo in un altro paese, parlando un'altra lingua tutti i giorni, mi rendevo conto che pensavo in spagnolo, quindi quando componevo al pianoforte o con la chitarra mi rendevo conto che le frasi cadevano in spagnolo. Okay. Quindi sarebbe stata una traduzione poi dallo spagnolo in italiano. Mm-hmm. Sì. E quindi ho trovato un musicista più pazzo di me, mm-hmm. che mi ha appoggiato in questo progetto e mi ha detto facciamo il disco in spagnolo, dopo 3 anni comunque di assenza. E aveva ragione lui, perché poi è stata a parte un'esperienza fantastica uscire con un disco in un'altra lingua, soprattutto essere poi conosciuto mm-hmm. in tutto il mondo, visto il grande successo che ha avuto sì in Sud America e non sì. solo, è un traguardo enorme. Ecco, ma tu hai avuto anche un traguardo che è in Uruguay? Che è successo là? È successo che praticamente ci sono tantissimi paesi che hanno fatto una sorta di scalata in classifica nelle vendite, no? Sì. Finché in Paraguay mm-hmm. L'album è stato scelto come miglior album latino prodotto in Europa di tutto il 2020. Pensa. Però questo più che essere un merito, merito mio, un applauso, ragazzi. È merito del maestro TJ, perché voglio raccontarvi com'è nato. È nato praticamente tra di noi, mm-hmm. ma si è creata talmente una sintonia forte che vi racconto una cosa. Il 1 gennaio dell'anno scorso, alle 9 di mattina, noi dopo Capodanno, eravamo in studio perché dovevamo terminare il disco per mandarlo in America, che sarebbe uscito dall'America, e lui non mi ha mai detto no. Cioè lui mi ha detto, ok, è il 1 gennaio, andiamo a lavorare, però poi abbiamo ottenuto tutto quello che abbiamo ottenuto grazie a tanto lavoro. Bene, e a tanta bene. Passione che ci lega. E... Bene, bene, allora... E chiamiamo allora il PG Bassman. Assolutamente sì. E poi sì. ci fai ascoltare questo tuo brano che si intitola Una e mil veces. Una e mille volte. Una e mil veces. Che è uno dei singoli. Sì, ce sì. l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sì, 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 sì. sì. Eccolo. Allora, il PG Bassman che accompagna con la maestro. Chitarra il maestro, cantautore Manuel Cardello. Della. Oh yeah, ¿qué te parece si te invito a ser feliz? Vamos, Manuel Cardella. Yo te voy a amar mil veces. Bésame despacio, sabes que me enloqueces. Mueve, mueve lo que el amor obedece. Hasta que salga el sol, tú y yo mil veces. Yo te voy a amar.
pasión sabes que me enloqueces, mueve, mueve lo que el amor obedece. Te amo más que nunca, ni siquiera sé por qué, pero te miro y se me para el corazón. Tú eres mucho más de lo que imaginé. Si yo supiera detener el tiempo, sé que perdí el amor una vez más. No, 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 tú y yo una y mil veces. Te voy a regalar mi vida cada amanecer, bajando sin aviso, sé que vas a enloquecer. Quitándote la ropa hasta besarte lo prohibido. Si tú supieras que por ti me muero, sé que te besaría una eternidad. No, 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 tú y yo una y mil veces. Yo te voy a amar una y mil veces. Bésame despacio, sabes que me enloqueces. Mueve, mueve lo que el amor obedece. Hasta que salga el sol, tú y yo mil veces. Yo te voy a amar una y mil veces. Bésame despacio, sabes que me enloqueces. Mueve, mueve lo que el amor obedece. Te esperé una vida entera y sé que por fin te encontré. Miraste el alma, el aire y mi corazón. Y te volvería a elegir si volvería a nacer. Yo te regalo mi vida y sabes que ya no vivo sin ti. No, 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 tú y yo una y mil veces. Yo te voy a amar una y mil veces. Bésame despacio, sabes que me enloqueces. Mueve, mueve lo que el amor obedece. Hasta que salga el sol, tú y yo mil veces. Yo te voy a amar una y mil veces. Bésame despacio, sabes que me enloqueces. Mueve, mueve lo que el amor obedece. Te amo más que nunca, ni siquiera sé por qué, pero te miro y se me para el corazón. Sabes que me enloqueces. Mueve, mueve lo que el amor obedece. Mil veces, mil veces. Ecco. Bravo, bravo. Bello. Wow. Guarda, ci siamo messi a scatenare. Sì, 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 sì. Bellissimo. Dietro di te c'è un trio ballerino, capito? Abbiamo fatto pure la coreografia. Sì, è stato bellissimo. Allora, anche Emanuela Petroni si è scatenato proprio lì dietro. Allora, Emanuela, dici un attimino dei tuoi programmi, delle cose, quelle che hai in mente, perché poi dopo abbiamo questo servizio tuo, come nostra inviata, con gli altri VIPs. Adesso c'è un progetto molto importante, realmente mi hanno chiamato per un film americano che stanno girando qui in Italia, è una cosa veramente importante dove c'è anche Banderas. Uh-huh. E questa è una cosa importantissima, quindi stavo aspettando una chiamata importante e chissà, magari mi porti proprio fortuna. Ah, ma sicuramente ti porterò fortuna, perché è un personaggio come te, ma dove bisogna inventarlo, perché veramente per chi non conosce Emanuela, è possibile chi non la conosce, però chi non la conosce, perché lei veramente fa tante tante cose a livello artistico, anche per il teatro, e lo spettacolo, di tutte le forme proprio. È vero. Allora, questa sera chi abbiamo? Stasera abbiamo un personaggio camaleontico, un grandissimo trasformista nazionale e internazionale, perché so che fa anche tournée fuori,
E soprattutto ecco che parla di teatro, e questa è una situazione particolare in cui il teatro purtroppo è stato molto bersagliato da questo sistema politico, burocratico e sanitario, diciamo la verità. E quindi mi sembrava carino poter intervistare lui e proporre questa bella cosa qui per voi, Luè Brachetti. Bene, allora, regia. E in questa giornata così importante, speciale per la cultura, non poteva mancare un personaggio così illustre. Lui è Arturo Brachetti, eccolo a voi. Grazie, eccoci qua per aver vinto questo meraviglioso premio che l'anno scorso è stato decretato al grande maestro Morricone. Io non dirigo, non scrivo musica, però faccio altre cose, però premio per delle cattedrali europee 2020, il criterio letterario europeo, quindi mi sento molto più intelligente dopo questo premio. Sei un creatore, sei un personaggio che dà veramente emozioni attraverso le parole, attraverso la comicità, ma soprattutto attraverso il tuo volto, che è così particolare. Beh sì, io diciamo ho inventato quest'arte della metamorfosi, del trasformismo, reinventato quest'arte dagli anni 70 fino adesso, quindi sono 42 anni di onorato non solo carriera, ma di aver portato quest'arte in tutto il mondo, perché sono sempre in giro in tournée per tutto il mondo. È un'arte italiana, quindi continuo a difenderla con un grande orgoglio. La tua bellezza è proprio quella del trasformare ogni istante in qualcosa che avverrà nell'istante dopo, e questa è una ricchezza, eh? Beh, sai, ci si annoia spesso e volentieri. Io cerco di combattere non solo la mia noia, ma anche quella degli spettatori e della gente che ci guarda, che viene agli spettacoli con continue sorprese. Quindi ogni istante è prezioso, perché se i miei spettacoli, che durano di solito 90 minuti, c'è una sorpresa ogni 20 secondi. È un ritmo da filmato YouTube, ecco. Però ormai i tempi sono questi, e quindi sono ben contento di vivere e esserci nel 2020 con questo background, e mi dice un grande futuro dietro di me. A proposito di futuro, che cosa ci proporrai per i prossimi mesi? E i prossimi mesi propongo delle ottime zucchine alla parmigiana, cioè niente, i prossimi mesi siamo qui ad aspettare come tutti, però ho intenzione di fare dei podcast, quindi usare il racconto in maniera magari così, con la voce, con suoni, in modo che non implichi un incontro vero, diretto con gli spettatori, con il pubblico, che non si può fare comunque. Quindi futuro i podcast. Complimenti ancora e buona serata. Grazie a voi, ciao. È la prima volta che è qui a Rieti? No, sono venuto altre volte a Rieti in passato, però adesso è come se fosse la prima volta. Bene, una bellissima manifestazione. Investi di scrittore, cosa mi avete detto? No, insomma, così, dai. Investi di scrittore, comunque complimenti, perché è davvero una bella realtà quella che sta portando avanti con il suo libro. Ma sono idee, fantasie, parlo un po' della mia vita, ma non è un'autobiografia, sono dei racconti, pensieri, ecco quello. Non avrei mai fatto una storia, sono nato così, eccetera, un po' tutto confuso, come la mia testa, d'altronde sono fatto così, non posso raccontarmi in un modo diverso. Come è venuta in mente l'idea del pesto? Mi è venuta in mente perché io ho vissuto con il pesto, sono nato alla Spezia e... l'idea del pesto nel libro è un'altra storia, perché uno dice adesso parla l'attore, eccetera, eccetera, invece no, sembra che parla uno chef, insomma, ed è raccontato veramente come si fa, perché il pesto purtroppo non si fa, non lo sanno fare bene, c'è gente che lo cuoce, lo scalda, il pesto è un nettare di vino, ho vissuto mangiando, non solo quello, intendiamoci, però mi piaceva raccontare questa come nasce, la fatica dei liguri di costruire gradini, la fogliolina che solo quella sa di basilico, gli altri sono tutti dalle Liguria in giù, il basilico sa di menta, è tutta un'altra cosa, le foglie sono grandi così, no, il pesto nascono piccole, perché nascono con poca terra, portata a fatica dai contadini, eccetera. E l'olio lo stesso, gli alberi sono piccoli, hanno delle radici meravigliose, le foglioline, insomma, il colore. No, devo dire che da Genova alla Spezia si fa il pesto solo con le patate, la patata è fondamentale, il catalizzatore, lì c'è tutta una teoria che spiego molto bene, e da Genova a Savona lo si fa aggiungendo i fagiolini, ma quella è una bizzarria.
buono lo stesso. Bene, io la ringrazio e le auguro davvero una buona serata e soprattutto una buona cena. Ci aggiungono i fagiolini, ma la patata c'è, è fondamentale. La patata è il catalizzatore tra, questo è un sugo freddo, una pasta fredda, la patata lo tiene caldo e lo unisce alla trenetta e lo tiene caldo. Insomma, c'è tutta una teoria poetica, devo dire, che racconto. Grazie ancora. Arrivederci. Chissà chi sa chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Bellissimo, è una grande verità, perché speriamo sempre che la storia, che può essere una storia vera, che ci sono tante di quelle delusioni, no? Che abbiamo, però è importante sperare, la speranza è sempre una cosa bella. Ma Manuel Cardella, ma il tuo prossimo progetto? Prossimo progetto è il disco in italiano, che uscirà tra pochissimo. Abbiamo finito di registrarlo con il maestro PJ. Non posso anticipare niente, però usciremo con una cosa bellissima. Grande sorpresa. Finalmente, sì. Allora, finalmente direi usciamo con qualcosa. Bene, allora speriamo che poi, che quando c'è in tempo, che puoi venire qui da noi a presentarlo. Assolutamente sì. Ecco, allora noi per la prossima settimana parleremo del sociale. Parleremo del sociale. Che poi dopo illustra la nostra Antonio Fazio, perché verranno due top model, verranno qui da noi in studio, perché hanno fatto un bellissimo progetto sul sociale. Poi avremo anche Raniero Terribili, che è un personaggio. Sì, il nome è Terribili, però non è terribile lui, cioè è un grandissimo personaggio che si occupa di audio, musica, di service, ma a livello proprio internazionale, per la Rai, la Mediaset, quelle che fa i grandi concerti in giro, che fa il Capodanno, che fa Piazza di Spagna, no, non Piazza di Spagna, il Colosseo e anche il Vaticano. Noi abbiamo l'onore di averlo la prossima settimana con noi, però parleremo con lui sui diritti umani, perché lui è una persona molto speciale che adesso non posso rivelare. L'ho sentito prossima settimana quando ci è seguito. Poi abbiamo anche Angelo Rallo, sempre su questo argomento, e dalla Sicilia, da Trapani, che anche lui, sono anni che lui combatte questo male, che questo periodo con il lockdown si è aumentato proprio in un modo sproporzionato. E veramente, uomini, pensate prima di fare certe cose, perché voi siete nati dalla donna. Antonio. Sì, qui ho questo calendario molto bello, si chiama il calendario della rinascita 2021. Protagoniste Sara Jo Mariotti e Rebecca Lin, che saranno ospiti la prossima puntata. Questo calendario ha uno scopo benefico e tutto il ricavato va alle associazioni contro la violenza sulle donne. Che dire, patrocinato dalla Regione Toscana. Ecco, vi faccio vedere la bellezza delle due ideatrici e modelle, Sara Jo e Rebecca. All'interno ci sono tantissime altre modelle molto belle, con delle foto pazzesche. E insomma, parleremo di questo e di tanto altro, come appunto ci ha detto la nostra Marzia, la prossima puntata, ricca proprio di bellissimi ospiti e di contenuti, sì, importanti. Avremo anche la cantante da Napoli, Lina. Lina Cincinotti, che sarà qui con noi. E che dire, siamo arrivati al momento, vero, per la sigla finale. Il cacao meraviglioso. Qui tutto in piedi, eh? Eh sì, appena inizia. Tutto in piedi. Allora, noi vi aspettiamo sempre ogni venerdì sul One TV.
canale 86, diretto Facebook, YouTube, più le mette, ci trovate dappertutto. Poi ringrazio tutti i nostri ospiti, ringraziamo Manuel Cardella, Rossana Cipola, Emanuela Pitrone, Antonio Fazio, TJ Bassman, nostro fotografo Pasquale Sciandra. Sao come si fa la marmellata con frutta zuccherata, un po' di liquorau. Sao come si fa la cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao. Tantissimo Maggie Anselmo per il suo bel trucco. Sao come si fa la marmellata. Sao come si fa la canzoncina con una musichina, un po' di parolao. Sao come si fa una sambina con una canzoncina che parla di cacao. Cacao, meravigliao, che meraviglioso cacao, meravigliao. Cacao, con te gustao, delica sao, strangio di cao e depressao. Lo sao, oh no lo sao, ci fai passao, sto cacao, meravigliao. Cacao, 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 lo sponsorao della nostra trasmissao. Cacao, cacao, che meraviglioso cacao, meravigliao. Nuova versione di cacao. Oh yeah. Tanti baci colorati, sempre da... Tanti baci colorati. Marzia Sedoc. Hey.